Buongiorno, benvenuta Beatrice, buonasera, ci troviamo in Palazzo Zolla De Poli a Crema, una città appunto della nostra bella provincia e si tratta di un palazzo storico nel centro della città. Il palazzo venne edificato nel 1521 da opera di Leonardo Zurla, quindi un membro della famiglia nobile cremasca, e venne edificato al di fuori delle prime mura cittadine, quindi ci troviamo in quello che doveva essere anticamente una ortaglia, quindi una riserva dedicata alla caccia, e si tratta quindi di un palazzo da caccia, di un villino di caccia. Un luogo magico, un luogo meraviglioso, ma che cosa significa vivere all'interno di una dimora di questo tipo? Allora, certamente è una grande emozione poter, diciamo, per me e per la mia famiglia, che è la famiglia De Poli, che ereditò 3 anni fa dalle nostre cugine Silvia e Paola De Poli, che erano le antiche proprietarie, diciamo, di questo palazzo dal 1936. Sicuramente è un po' rivivere una nuova vita, sia perché provenivo personalmente da un'altra città e un altro percorso, ed è quindi una messa in opera del tutto nuovo, sia di un percorso lavorativo sia un percorso, diciamo, di vita, che poi si unisce in un contesto, diciamo, di questa portata. Vivere concretamente in un palazzo storico significa convivere con scale, gradini, scomodità, ma anche ovviamente poter essere a diretto contatto con i visitatori, con le persone, poter parlare, farsi conoscere, far conoscere la storia sicuramente del luogo, ed essere, diciamo, anche volendo promotori culturali. Noi ci occupiamo proprio di proporre degli eventi culturali ed artistici nella dimora. Infatti voi avete scelto proprio come famiglia di aprire le porte di questo bellissimo palazzo. Assolutamente, Beatrice, anche perché il palazzo è sempre stato uno scrigno un po' segreto, uno scrigno artistico che ovviamente custodisce delle bellezze di alto pregio e alto valore di studio artistico. Tuttavia è sempre stato un palazzo privato, quindi sempre stato vissuto sia dalle antiche famiglie nobiliari di Crema, sia poi con i vari passaggi di mano, l'acquisto da parte della mia famiglia, sempre vissuto come una dimora privata. Quindi il nostro avo, ingegnere Francesco De Poli, quando acquistò questo palazzo, che non era nelle condizioni in cui ovviamente vediamo ora, proprio fece dei grandi lavori di restauro, portò luce e acqua corrente proprio per renderlo abitabile, al passo ovviamente con i tempi, certo. Siamo negli anni 30, quindi chiaramente la tecnica e l'innovazione c'era. E venne adibito proprio come dimora privata. Da lì restò assolutamente chiuso e riservato, se non per qualche studioso, diciamo, di storia dell'arte e di letteratura, o qualche tesista, che questa è una storia interessante che poi ci siamo ritrovate col mio braccio destro, Stefania Agosti, la dottoressa che ha fatto ovviamente la tesi sul palazzo. E poi quindi noi invece abbiamo deciso, non vivendo qui, diciamo, in precedenza, di provare a aprirlo invece alle persone. Che è una cosa bellissima, perché è giusto che la cultura possa essere, diciamo, anche valorizzata un po' anche per tutti, mi permetto di dire, per scoprire dei gioielli segreti. Ma mi hai detto una cosa prima che mi ha affascinato: non è sempre stata così questo palazzo, perché dove ci troviamo? Certamente, non era stato così.
sia da un punto di vista strutturale e architettonico, proprio perché il palazzo è concepito nel pieno dei canoni rinascimentali, quindi il Rinascimento lombardo manifesta delle facciate, degli esterni assolutamente sobri, riservando invece tutto lo sfarzo e la decorazione per gli interni. Quindi all'esterno, nella parte chiaramente di corte interna, dovevate immaginare che invece sia lo scalone d'onore, che è l'unico punto di accesso, diciamo, alla dimora, sia questa muratura, diciamo, esterna, in cui adesso vediamo degli attacchi di sinopia, era invece protetta da un enorme loggiato, un loggiato ad ordini giganti, che permetteva quindi sia l'ingresso delle carrozze, che venivano poi ovviamente stivate in quest'ala del palazzo, che è l'ala diciamo non nobile, sia proteggeva ovviamente anche la raffigurazione pittorica. In questo caso abbiamo dei documenti storici che attestano gli affreschi ispirati alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, probabilmente, anche se non è ancora diciamo certa l'attribuzione attribuibile alla bottega di Carlo Urbino, che dovevano scorrere proprio lungo tutto il perimetro murario. Eccoci, allora benvenuti a casa nel salone d'onore o salone del convitto del Palazzo Zurla de Poli, sicuramente l'ambiente più impattante e più sontuoso del palazzo. È un salone che sicuramente era sia di rappresentanza, ma sia anche destinato poi alla vita quotidiana, era un ingresso, diciamo, principale anche dal parco e dalla corte, e quindi vi si svolgevano feste, ritrovi, diciamo, mondani e della famiglia. Il salone d'onore, così come tre sale del piano nobile del palazzo, sono interamente affrescate da maestranze del Rinascimento lombardo, quindi delle nostre zone, quindi alcuna critica attribuita al Giovan Battista Castello, detto bergamasco, allievo della bottega di Vincenzo Civerchio, e Aurelio Buso di Capadossi, e tratta di un tema caro al Rinascimento, quello della riscoperta dei temi classici come la mitologia. In questo caso abbiamo la raffigurazione della favola di amore e psiche che ci viene tramandata, diciamo, da Apuleio, scrittore latino, secondo secolo, e tratta quindi una storia di amore tormentata ma a lieto fine. E la caratteristica, la nota interessante che si lega anche alla storia della famiglia Zurla, è che nel 1558, proprio qui, si attesta l'unione in matrimonio, quindi la celebrazione di un amore tra Giulio Zurla e Lucrezia De Marchi, quindi l'unione in matrimonio di due esponenti, di due nobili casate del territorio. E, mi dicevi, un luogo molto suggestivo, che però, diciamo, non è sempre, mi dicevi, sempre stato così, sono serviti anni di restauri e è stato molto impegnativo. Certamente, una volta che abbiamo aperto per la prima volta con la mia famiglia la porta del salone, ci siamo trovati di fronte sicuramente a un cantiere, quindi dovete immaginare come l'idea che ci sia passata per la mente è stata quella di che cosa facciamo? Per restare bisogna restaurare e poi aprirlo, oppure lasciare tutto. Abbiamo intrapreso la prima strada, ovviamente, che ha comportato quindi un restauro conservativo, grazie a ovviamente un studio e un piano ovviamente dei professionisti del
settore, in dialogo ovviamente con le belle arti, e abbiamo quindi riportato alla luce e dato nuova immagine, nuova visibilità agli affreschi attraverso un'opera di pulitura conservativa. Siete rimasti affascinati ed incuriositi da questo primo assaggio di visita insieme. Sono molto felice di vedervi alla prossima occasione dal vivo per scoprire gli altri ambienti e quindi gli altri tesori e sorprese del palazzo. Per ogni informazione anche sulle prossime iniziative è possibile consultare il sito www.palazzozurla-depoli.it.